Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come sempre se non l'avete già fatto iscrivetevi col pulsantino che trovate in basso a destra, non vi costa assolutamente nulla ma mi date una mano enorme a supportare progetti come questo e come tutti i video futuri che vi porterò qui sul canale da qui in avanti. Ma oggi siamo qui per il consueto riepilogo degli ultimi acquisti in fumetteria fisica, ovviamente parlo del Pop Store che è la mia fumetteria di fiducia e come al solito mi hanno dato la scatolona per portare i manga e fumetti perché ho speso circa i classici 200 euro, questa volta in realtà un po' di più e quindi è più comodo da portare così in scatola chiusa. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio subito dopo la sigla! Allora, eccoci qui, ci tengo a precisare una cosa, in realtà questi acquisti risalgono più o meno a una settimana, 10 giorni fa, non ho fatto in tempo a fare il video, quindi li vediamo oggi, magari è uscito già qualcos'altro, quello che intanto è uscito in questi 10 giorni lo vedremo nel prossimo video dei prossimi ultimi acquisti, insieme a tutto il resto che ci sarà in questo mese, che in questi 20 giorni che passeranno fino al prossimo video. Partiamo subito con Ratman gigante che si avvicina sempre di più alla fine, qui abbiamo i numeri 101 e 102, aspettiamo, poi a febbraio uscirà anche l'ultimo cofanetto, febbraio dell'anno prossimo, e li mettiamo via in attesa di finire la collezione. Poi abbiamo qualche poster che ho preso in fumetteria, questo è praticamente un extra, li vediamo così al volo, così ce li togliamo di mezzo subito, e abbiamo il poster di Kaiju numero 8, ve lo faccio vedere, poster orizzontale, poi Boys Run the Riot, un altro kaiju, ne ho presi due. Poi questo è Phantom Seer, che sinceramente ancora non lo conosco, ma più avanti magari ci farò un pensierino, comincerò a seguirlo. Poi Sanctuary. Vediamo se riesco a far sparire il riflesso. Questo mi è piaciuto un sacco, lo devo assolutamente leggerlo. Rasputin. Il poster mi ha fatto morire, quindi mi ha convinto a prendere il manga. Più avanti lo prenderò e lo seguirò. E in ultimo, Mashal, di cui ho preso già i primi due numeri con la variant. Ok, ci siamo tolti di mezzo il poster. E mi danno un fastidio terribile i capelli che mi cadono davanti alla faccia, quindi arrivo subito. E rieccoci, e per chi mi aveva sconsigliato alla Games Week di comprarlo, sapevo che un giorno mi sarebbe tornato utile. Comunque, a parte gli scherzi, andiamo avanti con Templars, il secondo numero. Abbiamo già visto in un video precedente degli ultimi acquisti di un paio di mesi fa gli altri numeri della raccolta di Assassin's Creed, e nello specifico Origins, Uprising e il primo di Templars. Questo è il secondo, va a completare la collezione. È un'edizione cartonata, come vedete, che va a completare Templars con gli spillati dal 6 al 9 che sono inclusi qui dentro, una raccolta, ed è della RW edizioni, che è Area World. Andiamo avanti, lo mettiamo via e andiamo a vedere una cosa che a me interessa tantissimo, che è questa Vox Machina. Praticamente c'è questa serie che trovate su Amazon Prime Video, che è estremamente divertente, c'è la prima stagione al momento che è uscita, si chiama Vox Machina ed è tratta da un gioco di ruolo, diciamo che è stato giocato in diretta a puntate con una storia che poi si è costruita nel tempo, e vi consiglio di approcciarvi quantomeno alla serie perché è estremamente divertente. E poi qui ci sono i prequel praticamente di quella storia, i prequel un po' di tutto l'universo di Vox Machina,
si chiama Le Origini. Abbiamo il numero 1, il numero 2 sono a fumetti, come vedete. Ve li faccio vedere così. Fra l'altro ci sono un sacco di cose interessanti in fondo, un po' di extra, fra cui, non so, la mappa dei luoghi dove si svolge la storia, oppure l'analisi dei personaggi con le loro caratteristiche, attributi, punti di forza, debolezze, immunità, eccetera, come in un vero e proprio gioco di ruolo. E poi vediamo, ci sono anche degli sketch vari, delle copertine, altre cose, come vedete delle immagini molto carine. Qui abbiamo anche i primi design dei personaggi per come erano stati pensati e poi, diciamo, migliorati man mano che la storia è uscita. La stessa cosa vale anche per il secondo volume. Alla fine, dunque, ci sono altri personaggi, ovviamente, altri sketch anche abbastanza inquietanti. Poi illustrazioni varie, qui illustrazioni a pagina intera, molto 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 carino, carini anche gli extra appunto in questo caso, e sono credo 5 capitoli per ogni volume, dovrebbe uscire anche un terzo volume, e poi questa è semplicemente la copertina variant del primo volume. Se vi interessa Vox Machina, magari cercate di recuperarli in fretta perché rischiano di andare rapidamente fuori catalogo, soprattutto la variant del primo numero. Quindi questi li mettiamo via, comunque sono primo numero variant, primo numero e secondo numero, manca il terzo per ora e poi dovremmo essere in pari. Il terzo non è ancora uscito in Italia, quindi aspettiamo un po' e incrociamo le dita e speriamo. Poi due cose come al solito interessanti: Dragon Ball, il numero 4 della Ultimate Edition, al solito copertina cartonata con doppia illustrazione esterna a colori, interna in bianco e nero. Spero che riusciate a vederla magari senza riflesso. Ecco qui. Poi all'interno ci sono le pagine a colori e niente, costa un accidente, quindi continuiamo ad andare avanti. Costa 15 euro tondi, siamo solo al quarto per ora, per cui sarà lunga, ci terrà compagnia per un sacco di tempo. Rieccoci, la batteria mi ha abbandonato malissimo, ma andiamo avanti con Fullmetal Alchemist, la Ultimate Deluxe Edition. Queste le abbiamo già viste nei video precedenti, quindi lasciamo rapidamente. Numero 13 di 18, quindi fra un po' finisce. Sovracopertina, edizione morbida, quindi non è come Dragon Ball, costa 12 euro. E dentro ci sono gli schizzi dei personaggi nella copertina vera e propria. Molto carino come si presenta. Qui abbiamo anche qualche illustrazione a colori all'interno. E niente, andiamo avanti. Poi Stitch e Il Samurai, questo è il secondo volume, abbiamo visto il primo nel video precedente e dovrebbero essere tre, quindi in realtà il mese prossimo anche questa è finita. Dentro ci sono due cartoline perché una era in omaggio con questo numero e l'altra col numero precedente, non l'avevo presa, quindi me l'hanno data a sto giro. Molto carine anche queste, da collezione, su una carta ruvida, spessa. Per il manga aspetto di leggerlo tutto prima di esprimere un'opinione, però sembra carino, divertente, molto leggero. Altra cosa che continua senza troppi intoppi è Sakura, la Collector's Edition, l'andiamo ad aprire. Questo è il sesto volume già. E voilà. Sempre la solita sovracopertina rosa tenue con delle parti dorate che riflettono parecchio la luce, infatti mi sa che forse faticate un po' a vederlo. All'interno abbiamo delle illustrazioni a colori e poi dovrebbe esserci la classica carta che c'è in tutti i numeri,
eccola qui, non so se riuscite a vederla, cerco di nascondermi il volto. E anche questo, una volta che le avremo tutte, andranno a completare poi un unico disegno che vedremo alla fine. Prezzo 4,90, 5,90, 9,90, puttana boy! Prezzo 9,90, quindi non è proprio l'edizione più economica del mondo, però è molto carina, soprattutto se siete dei fan delle Clamp. Altra serie che si appresta ad arrivare alla conclusione, Shaman King, la Final Edition. Questi sono i numeri 33 e 34. Anche questi hanno la sovracopertina, non solo, in realtà questi ne hanno due di sovracopertine, ma ormai dovreste conoscerli. E queste sono le due copertine, l'originale e quella ridisegnata, del numero ad esempio 33. Vediamo se riesco a farvele vedere. Molto figo che all'interno ci sono anche le pagine a colori, quindi un'ottima edizione, soprattutto per chi si fosse perso la Perfect e quindi lo sta recuperando adesso per la prima volta. Vi faccio vedere anche la doppia copertina del numero 34, con i disegni originale e rifatto. Proseguiamo con Alice in Borderland, il numero 4, che è uscito. Come al solito, bordo rosso, i bordi si alternano e compongono poi la scritta Alice in Borderland. Anche questo ha la sovracopertina e sono 9 numeri, costa 12 euro. Sì, ormai i manga sono aumentati di prezzo in modo stratosferico. Poi Boruto, volume 16, continua la storia con Boruto e Kawaki in copertina. Non siamo ancora arrivati al famoso salto temporale che si vedeva nel capitolo 1. Io fra l'altro leggevo le scan, mi sono interrotto, non l'ho più ripreso, quindi devo ricominciare a leggerlo, anche se c'è stato un evento che mi ha fatto un po' passare la voglia. Costa 5,20€, quindi sì, sono aumentati tantissimo i prezzi dei manga, considerando che è un normalissimo tankobon in bianco e nero, senza pagina colori, senza niente di particolare, senza sovracopertina, quindi vabbè. Lo mettiamo lì e continuiamo oltre con questo, che sinceramente non so cosa sia. Neko Wappa. L'ho preso per un motivo in realtà. Dentro c'è in omaggio due illustration card di appunto Neko Wappa e di Kaiju numero 8. Quindi visto che sto seguendo Kaiju numero 8, visto che ho preso praticamente tutte le edizioni eccetera, questo lo ammetto, l'ho preso per illustrazione di Kaiju. Però potrebbe essere divertente, quindi sembra una storia comica, quindi lo leggerò e vi farò sapere com'è. E andiamo avanti con Demon Slayer. Demon Slayer è uscito il numero 20, eccolo qui, ne ho prese due copie. È un'edizione speciale, infatti è un po' più grossa, è una specie di sovracopertina, che non è proprio una sovracopertina, è un cartoncino praticamente a tre lati, lato anteriore, posteriore e dorso. Che però potete tranquillamente metterlo così in libreria di fianco a tutti gli altri volumi del manga, perché non stona, e contiene delle cartoline, 16 cartoline illustrate raccolte in un astuccio con Nezuko in copertina. È un'edizione speciale, anche questa è a tiratura limitata, quindi una volta che sarà finita la prima tiratura, le ristampe non avranno questi bonus, questi gadget allegati. Per cui se seguite Demon Slayer e vi interessano questi gadget, prendeteli subito, perché altrimenti se aspettate un po' e dite magari recupero la serie dopo, c'è il rischio che trovate solo i volumi singoli senza allegati. Abbiamo quasi finito, siamo arrivati a Yu-Gi-Oh! Complete Edition volume 1, un mattone gigantesco come potete vedere, anche rapportato, non so, a dei manga di non questi magari, ma di spessore normale, vedete quanto è più spesso. Praticamente una raccolta di tutti e 38 i volumi del manga in 13 volumi super spessi, che racchiudono ognuno tre tacom, praticamente tranne l'ultimo che ne contiene due. Ha una sovracopertina, molto semplice, in realtà non c'è un particolare disegno sotto
è la stessa illustrazione ma in bianco e nero. Non ci sono delle pagine a colori, non è neanche estremamente comodo da leggere, ma neanche così scomodo, perché sì, è spesso ma non troppo. È semplicemente, come dicevo, è una raccolta di 3 tankobon in uno, niente di più, niente di meno. La cosa interessante però è che per una volta finalmente riusciamo ad avere un'edizione decente di Yu-Gi-Oh!, visto che l'ultima edizione risale a 10 anni fa, letteralmente, al 2011, mi sembra che fosse finita 2012, e poi non era uscito più niente. Quindi ora abbiamo un'edizione fatta a modo, senza la scritta magari sotto l'eroe della TV, che era qualcosa di terribile. E niente, sono curiosissimo di leggerlo, perché Yu-Gi-Oh! Vabbè, ho visto negli anni i vari anime eccetera, però non avevo mai seguito realmente il manga, anche per la difficoltà di reperibilità, perché poi la prima edizione del manga era uscita, era stata interrotta, era stata ripresa, poi era stata interrotta di nuovo, poi era uscita la ristampa, ma era complicato da leggere, e poi non è stata più ristampata. Quindi meno male che hanno fatto questa edizione, la volta buona che finalmente un fan che vuole leggere la storia per intero riesce a farlo. Fra l'altro, in contemporanea praticamente all'uscita di questa edizione, in Italia purtroppo è morto l'autore, e niente, quindi è un'ottima occasione anche per ricordarlo e per ricordare la sua opera. E andiamo avanti. Siamo quasi arrivati in fondo, vediamo la penultima delle due cose rimaste, che è Neon Genesis Evangelion, la Collector's Edition. Un'edizione di prestigio enorme, veramente grande, un Super Kanzeban praticamente. Ne ho prese 2 copie anche di questo, e include una cartolina con questa illustrazione che potete vedere, ma adesso magari ve la faccio vedere un po' meglio. Ne apro una delle due. Ok, allora, viene 14,90, quindi anche questo viene praticamente quanto Dragon Ball. La sovracopertina è molto figa perché c'è l'immagine lucida del protagonista e anche le scritte sono lucide, il resto dietro è satinato, tutto attorno, con, vediamo che illustrazione c'è sotto, niente, c'è un'illustrazione identica però in grigio e nero, in argentato anzi e nero. Poi abbiamo delle pagine a colori, come potete vedere, delle illustrazioni a colori. Su carta lucida. Vediamo se ce ne sono altre all'interno di questo primo volume. No? Sì? Sì, eccole qui. Non sto neanche a parlarvi di Evangelion, tanto direi che lo conoscete tutti, uno degli anime, in quanto anime, più famosi in assoluto del mondo, nel bene e nel male, e questo è praticamente il manga di quell'anime. Questa è l'illustrazione che vi avevo fatto intravedere prima. Il prezzo, come dicevo, è 14,90, ci sono le pagine a colori, poche ma ci sono, non ci sono extra, quindi non ci sono interviste o altro, la copertina non è rigida a differenza di quella di Dragon Ball ad esempio. Se non avete mai letto il manga di Evangelion, ce ne sono vari di manga di Evangelion, questo è un ottimo punto di partenza, anche se costa parecchio, intanto è reperibile, che significa tantissimo, perché purtroppo i manga più vecchi la Panini non li ha ristampati e quindi bisogna uscire pazzi per riuscire a recuperarli. Qui invece avete la possibilità di leggere tutto in un formato bello grande, con un'apertura fatta molto bene, una rilegatura che, diciamo, con le pagine che non si scollano, per cui è un'ottima cosa, è un'ottima edizione. Sì, costa 15 euro, però ormai, lo dico per la terza volta, i prezzi dei manga tanto ormai stanno aumentando esponenzialmente, per cui ci si può fare poco, ci si può fare poco. Comunque, andiamo avanti, mettiamo via e vediamo l'ultima cosa rimasta, in questo caso, che è il box di Devilman. Questo lo ammetto, non l'ho preso da Pop Store, l'ho preso da Feltrinelli, perché avevo il buono del compleanno, mi trovavo lì, ho detto perché no, ci mancherebbe che non acquisto il box di Devilman del manga. Quindi lo apriamo insieme.
Non so esattamente se questo cellophane così fatto male lo abbia messo la J-Pop oppure se lo abbia messo la Feltrinelli stessa. Comunque, eccolo qui, questo è il box di Devilman con la scritta Devilman e soprattutto la scritta Gonagai praticamente ovunque. Gonagai presenta Devilman, Gonagai sopra, Gonagai sotto, qui Gonagai nel nome, Gonagai presenta sopra e c'è un altro Gonagai, sì c'è un altro Gonagai qui, un po' megalomane però che gli volete dire, effettivamente è un maestro del manga. Dicevo, è un maestro del manga giapponese, storico, quindi se lo può permettere. Qui c'è l'illustrazione che si compone del protagonista. Ci sono 5 tankobon singoli con sovracopertina racchiusi in un box morbido, non rigido. E queste sono le illustrazioni delle copertine, ve le faccio vedere. Credo che riusciate a vederle senza riflesso, sì. 1, 2... 3, 4 e 5. Poi la sovracopertina rimovibile sotto, non c'è un disegno particolare, c'è semplicemente la scritta Devilman. Non ci sono all'interno illustrazioni a colori o altro. La storia è molto bella, toccante, estremamente triste, quindi preparatevi se pensate di leggere Devilman, se non l'avete già fatto. Era un acquisto obbligato perché abbiamo visto, fra l'altro, in uno degli ultimi video insieme, il Blu-ray di Devilman con i due OV tratti dal manga. Questo è appunto il manga da cui sono stati tratti, quindi era un acquisto che prima o poi avrei dovuto fare. Fa parte della Gonagai Collection, trovate altri titoli nello stesso formato, praticamente con lo stesso tipo di box morbido e i volumi con sovracopertina, eccetera, se volete crearvi una collezione delle opere di Gonagai. Questo è uno dei due modi in cui potete trovare Devilman, il manga. L'altro, attualmente, che trovate facilmente anche su Amazon, eccetera, è la versione Omnibus. La versione Omnibus è enorme, è alta tipo così, larga così, per cui è un mattone gigantesco. Non è il modo migliore, oddio, sono punti di vista, sì, è un ottimo modo per leggerla perché le tavole sono molto grandi, però dall'altro lato non è che sia proprio comodissimo da leggere se ve lo portate, che ne so, dietro, in treno, sul letto, eccetera. Dovete stare sulla scrivania, appoggiarlo e sfogliare le pagine perché è un mattone gigantesco, è grande il doppio del Signore degli Anelli praticamente come libro, nel doppio no, però comunque sì, è molto grande. E fra l'altro c'era anche un'edizione variant del volume che però è andata esaurita tipo nel 2017-18, quindi se l'avete presa all'epoca avete un piccolo tesoro in casa, sappiatelo, altrimenti è praticamente irrecuperabile al giorno d'oggi. Ma in generale io ho preferito prendere questa, forse all'omnibus ci farò un pensierino più avanti, ripeto, tanto costano uguali più o meno. Questa costa 37,50, fra l'altro avevo lo sconto appunto per il compleanno, quindi l'ho pagata anche meno, e quella costa più o meno identico, quindi è solo una questione proprio di come preferite leggerlo, se in tankobon o in omnibus. Bene ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete preso, avete intenzione di prendere qualcuno di questi manga e fumetti nel caso di Ratman o Vox Machina, e anche Assassin's Creed Templars chiaramente. Spero che il video vi sia piaciuto, io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!